Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi ti mettiamo alla prova con 30 domande sul corpo umano. Vediamo fino a che punto conosci te stesso. Rispondi a 30 domande. Ogni risposta giusta vale un punto. Segna i tuoi punti e scopri il tuo livello alla fine. Siete pronti? Iniziamo! Dove si trova il femore? Nella gamba. Il femore si trova nella coscia ed è l'osso più lungo e resistente del corpo umano. Quale organo pompa il sangue in tutto il corpo? Il cuore. Batte circa 100.000 volte al giorno. Quante ossa ha un corpo umano adulto? 206. Alla nascita sono circa 270 a 300, poi si fondono con lo sviluppo. Quanti sensi principali ha l'essere umano? 5. L'essere umano ha 5 sensi principali: vista, udito, gusto, olfatto e tatto. Qual è l'organo principale del sistema nervoso? Il cervello. È il centro di controllo per le funzioni cognitive e per l'elaborazione delle informazioni provenienti da tutto il corpo. Qual è il liquido che trasporta ossigeno nel corpo? Il sangue. Trasporta ossigeno, acqua e sostanze nutritive a tutti i tessuti dell'organismo. Quale parte del corpo contiene il cervelletto? Il cranio. Si trova nella parte posteriore del cervello, posizionato sotto il cervello stesso, coordina equilibrio e movimenti. Dove si trovano gli alveoli? Nei polmoni. Si trovano nei polmoni, più precisamente alle estremità dei bronchioli, dove formano i sacchi alveolari, svolgono il ruolo essenziale di scambio dei gas respiratori tra l'aria inalata e il sangue. Qual è la funzione principale dei reni? Filtrare il sangue. I reni filtrano il sangue e producono urina per eliminare scarti e mantenere l'equilibrio idrosalino. Inoltre, regolano la pressione, producono globuli rossi e attivano la vitamina D. Qual è la parte più lunga dell'intestino? L'intestino tenue. Misura circa 7 metri e qui avviene la maggior parte dell'assorbimento dei nutrienti. Dove si trova la rotula? Nel ginocchio. Si trova nella parte anteriore dell'articolazione del ginocchio, inserita nel tendine del muscolo quadricipite della coscia. Come si chiama la sostanza che dà colore alla pelle? La melanina. È un pigmento che determina le sfumature della cute, dei capelli e degli occhi. Dove si trova la clavicola? Nel torace.
La clavicola è l'osso che collega lo sterno alla spalla, aiutando a sostenere il braccio. Quante vertebre ha la colonna vertebrale umana? 33. La colonna vertebrale umana è composta da 33 o 34 vertebre, a seconda che il coccige sia fuso. Le vertebre sono suddivise in 5 regioni: 7 cervicali, 12 toraciche, 5 lombari, 5 sacrali e 4 coccigee. Qual è la funzione dei globuli bianchi? 'Difendere il corpo'. Hanno il compito di pattugliare il corpo, identificare e neutralizzare minacce come virus e batteri. Quante camere ha il cuore umano? 4. Il cuore ha 4 camere, 2 atri, che ricevono il sangue, e 2 ventricoli, che lo pompano fuori verso il resto del corpo. Quale muscolo è responsabile della respirazione? Il diaframma. Durante l'inspirazione, il diaframma si contrae e si abbassa, aumentando il volume della gabbia toracica e facendo entrare aria nei polmoni. Quanti muscoli ha il corpo umano? 650. Ha circa 650 muscoli scheletrici, ma il numero può variare, secondo alcuni autori, arrivare fino a 752. Questi muscoli permettono i movimenti volontari, mentre i muscoli lisci e il muscolo cardiaco agiscono in modo involontario. Quale parte del corpo produce l'insulina? Il pancreas. Produce l'insulina in modo continuo per aiutare il glucosio a entrare nelle cellule e fornire energia. Dove si trova l'ipotalamo? Nel cervello. L'ipotalamo regola molte funzioni vitali, mantiene l'omeostasi, controlla temperatura, fame, sete, sonno e pressione, e influenza emozioni, comportamento sessuale e produzione ormonale tramite l'ipofisi. Qual è la funzione principale dei mitocondri? Produrre energia. I mitocondri sono le centrali energetiche della cellula, inoltre partecipano a processi come metabolismo del calcio, produzione di calore, apoptosi e segnalazione cellulare. Quale arteria porta il sangue dal cuore ai polmoni? L'arteria polmonare. Questo vaso sanguigno trasporta il sangue deossigenato e ricco di anidride carbonica dal ventricolo destro del cuore ai polmoni, dove verrà ossigenato. In quale parte del corpo si trova la coclea? Nell'orecchio. La coclea, situata nell'orecchio interno, è una struttura a spirale che trasforma i suoni in impulsi nervosi diretti al cervello. Quante coppie di nervi cranici possiede il corpo umano? 12. Il corpo umano possiede 12 coppie di nervi cranici, per un totale di 24 nervi. Questi nervi collegano il cervello e il tronco encefalico a varie parti della testa, del collo e del tronco, gestendo funzioni sensoriali e motorie. Qual è la funzione principale del colon nel corpo umano?
assorbire acqua e formare feci. Il colon assorbe acqua e sali minerali, compatta i residui in feci solide e ospita batteri utili che producono vitamine K e B. Dove si trovano i corpuscoli di Meissner? Nella pelle. I corpuscoli di Meissner si trovano nel derma superficiale e sono concentrati nelle zone più sensibili, come dita, labbra e piante dei piedi. Quale osso del corpo umano non è articolato con nessun altro? L'osso ioide. Si trova alla base della lingua, nel collo, sotto la mandibola e sopra la laringe. È sospeso da muscoli e legamenti, senza collegamenti ossei diretti. Qual è il tessuto più duro del corpo umano? Lo smalto dentale. Il tessuto più duro del corpo umano è lo smalto dentale, lo strato più esterno dei denti, che è composto per circa il 96% da minerali come calcio e fosforo. Qual è l'organo più grande del corpo umano? La pelle. L'organo più grande del corpo umano è la pelle, che copre l'intera superficie esterna del corpo. Quale organo può rigenerarsi parzialmente dopo una lesione? Il fegato. Il fegato è l'unico organo interno che può rigenerarsi quasi completamente dopo un danno o un intervento chirurgico. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 10 punti, non preoccuparti, tutti iniziano da qualche parte. Hai alcune basi sul corpo umano, ma molte parti e funzioni rimangono ancora un mistero. Questo è il momento perfetto per approfondire e scoprire quanto sia affascinante il funzionamento del nostro organismo. Con un po' di curiosità e studio, presto riuscirai a sorprendere tutti con la tua conoscenza scientifica. Se hai fatto da 11 a 20 punti, ottimo lavoro! Sai riconoscere molte parti del corpo umano e conosci diverse funzioni essenziali. Ti manca solo qualche dettaglio per diventare un vero esperto. Continua a esplorare e a imparare. Il mondo dell'anatomia è vasto e pieno di curiosità incredibili, e tu sei già sulla strada giusta per dominarlo. Se hai fatto da 21 a 30 punti, complimenti! La tua conoscenza del corpo umano è davvero impressionante. Sai riconoscere organi, ossa, muscoli e funzioni, e probabilmente puoi spiegare anche concetti complessi con facilità. Sei un vero appassionato di scienza e anatomia. Ora puoi affrontare qualsiasi sfida sul corpo umano senza esitazioni e sorprendere chiunque con la tua preparazione. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!